microfoni di Arte Live and Sound abbiamo Lillo e Greg. Ciao Lillo, ciao Greg. Ciao. Ciao. Ci parlate un po' del vostro nuovo spettacolo dal titolo Gagman. Lui comincia meglio di me. Allora, vabbè, dunque, noi portiamo ormai dal 95 in scena ogni anno o una commedia o uno spettacolo di sketch, che ci sono molto a cuore, perché noi siamo cresciuti con la TV che mandava gli sketch di Paolo Pannelli e Biggio Valori, Vittorio De Priore, Franca Valeri, Cocchi Renato, Ricchi Gian, quindi siamo rimasti appassionati di questo genere di comunicazione che è molto più sintetica e più fruibile. E quindi quest'anno portiamo in scena alcuni sketch che sono completamente nuovi, tra cui appunto due sketch di supereroi che ci piaceva vestire le tute dei supereroi in qualche modo, siccome non potremmo mai farlo come nei film della Marvel, abbiamo scelto di farlo a teatro facendo appunto una parodia dei supereroi. E poi ci sono anche degli sketch molto vecchi che non facciamo più da tanto tempo e che però sono quelli che sappiamo essere tra i più graditi, tra quelli che abbiamo fatto, che abbiamo già portato in scena negli anni precedenti. Sì, è praticamente esattamente, non ho altro da aggiungere, ben poco da aggiungere, se non il fatto che comunque la dimensione dello sketch è una dimensione comunque teatrale. Infatti siamo in scena comunque con altri attori, c'è Vania D'Abidia, Marco Fiorini, Attilio Di Giovanni, che è anche il musicista, oltre a essere anche attore, perché poi recita anche nello spettacolo, quindi comunque la dimensione è una dimensione teatrale, solo che sono veramente delle micro commedie, in quanto in realtà sono una serie di sketch che noi alterniamo, devo dire, come abitudine, alterniamo, generalmente facciamo commedie e poi magari capita che ogni tanto usciamo con uno spettacolo di sketch. Ma voi vi divertite quando siete sul palco? Molto, sì, devo dire che effettivamente la dimensione del palco è più divertente, perché avendo la risposta immediata del pubblico è ovvio che vivi al momento quello che stai facendo, ma lo vedi realmente, cioè non è come nel cinema, ma immagini una cosa, poi devi andare in sala per vedere cosa succede, mentre sul teatro vedi mentre lo fai, e questo è impagabile. Lillo, io so che tu il prossimo anno inizierai il musical School of Rock. Sì. Farai la parte di sì, che è fatta quella di Jack Black. Esatto. Beh, questa è una prova d'attore la mia, questa qui, che esula completamente da quello che facciamo abitualmente con Claudio, cioè portare il nostro umorismo in scena. Qui mi metto a disposizione di una storia che amo, perché sono un fan del film. E mi è capitata questa, che non avrei accettato nessun altro tipo di offerta, mi hanno proprio beccato su una cosa a cui non potevo praticamente dire di no, perché è a parte l'esperienza del musical, ma è proprio l'amore che ho per quel film e anche la stima che ho per Jack Black come attore. E soprattutto l'ho visto a Londra, effettivamente il musical è molto bello, i protagonisti sono, a parte il mio personaggio, sono i ragazzi, perché è giocato su quello, sono dei ragazzi musicisti che suonano benissimo il rock e lo faranno dal vivo, insomma. È un'esperienza, io la definisco un'esperienza diversa da quello che facciamo abitualmente, quindi che valeva la pena di fare. Poi c'è stato per pochissimo, non siamo stati concorrenti praticamente io e Claudio, come separatamente nello stesso periodo, perché a lui hanno proposto di fare il protagonista di Priscilla, che però non è riuscito a incastrare per via dei tempi diversi rispetto a quelli richiesti a me, insomma. Quindi andava a inficiare la nostra tournée. Se no saremmo stati concorrenti con due musical a Roma, che secondo me io trovo una cosa fichissima, comunque bella, cioè avremmo fatto tutto per quel periodo, eravamo i protagonisti assoluti nel musical a Roma, io con uno spettacolo, con un altro, veramente bello. Questa cosa non accadrà, però magari potrebbe accadere anche. Vi chiedo solo un ultimo spot per lo spettacolo Gagman. Ok. Allora, uno spot al volo su Gagman, uno spot al volo. Perché venirlo a vedere? Allora, perché noi guadagniamo la percentuale sui biglietti, questo è il motivo fondamentale, quindi più siete, più noi. No, venire a vedere Gagman perché è uno spettacolo oggettivamente comico, l'abbiamo già provato, è molto divertente, insomma.
perché a livello di umorismo dopo Woody Allen ci sono Bill e Greg, molto dopo. E no, l'abbiamo testato qua, oggi qui siamo alla terza replica, quindi possiamo dire senza nessun tipo di falsa modestia che funziona moltissimo, ci fa piacere. Io vi ringrazio e vi auguro tanta merda. Merda, ciao.